Vabbè, lo, no, glielo facciamo dire dopo. Forse possiamo fare un, un intermezzo, ci affidiamo a... introdurre questo, questo intermezzo musicale. Vuoi leggere la signora tedesca? Sì. Sì. Parlando dei tedeschi, ci sta bene, sì, sì, sì. È uno degli episodi del, raccontati nel, nel libro. Però quello del nonno è bellissimo. Ma il nonno poteva di fare i fatti vostri. No, ma lo disse. Andate in a casa. A Napoli una volta si diceva non ci frugolea a mazzarella a San Giuseppe. Ora diciamo la signora tedesca. Fino agli anni 60... Sorrento accoglieva un turismo scelto e non di massa, come avviene oggi. Erano per lo più coppie facoltose di varie nazionalità, che trovavano a Sorrento un ambiente tranquillo e rilassante dove godere le bellezze del luogo e soprattutto del mare. Un giorno si presentò a Marina Piccola una coppia di tedeschi, appunto, per una gita a Capri e si imbarcò sulla lancia di Rodolfo. Durante la traversata il vento improvvisamente calò, furono ammainate le vele e l'equipaggio incominciò a vogare mentre gli occhi al cielo tutti quanti cercavano di invocare a bassa voce una cosa che adesso non si dice più, forse si diceva tra i vecchi marinai un tempo, priatò nuvoche vient, così da non faticare con i remi. Da veri marinai, infatti, l'invocazione era quella di chiedere appena quel giusto vento, un nuvoc, che facesse gonfiare le vele e non un vento eccessivo che avrebbe potuto procurare problemi alla navigazione e alla barca. E ancora oggi i velisti prudenti, quando incombe la bonaccia, appunto, invocano le anime del purgatorio, in effetti sarebbero. Ritornando al discorso del nostro autore, anche Adolfo si mise ai remi, mentre il figlio Michele, non ancora adolescente, teneva la barra del timone ben fissa sulla rotta giusta. Però il piccolo, di tanto in tanto, si distraeva e sonnecchiava, sicché la barca proseguiva a zigzag e costringeva i vogatori a uno sforzo maggiore. Così Adolfo cominciò a minacciare Michele che una volta giunti a Capri l'avrebbero picchiato per punire quel suo modo maldestro di mantenere la rotta. La signora tedesca, pur non comprendendo le parole con le quali il comandante apostrofava il figlio, si rese conto dai gesti così intimidatori che il ragazzo rischiava una dura punizione, soprattutto una punizione corporale, e così giunti in porto lo prese per mano e lo portò con sé in giro per l'isola. Michele ci ha raccontato che era vestito, pensate, penso che parliamo del 1920, sì, era vestito con un pantalone corto pieno di toppe, una maglietta sdrucida, un semplice paio di zoccoletti di legno ai piedi. A quei tempi non c'era molto da scegliere e, come ben tutti sapete, il vestiario passava da figlio in figlio fin quando insomma, si poteva usare. I signori tedeschi tennero Michele per tutta la giornata, lo fecero mangiare con loro al ristorante, gli comprarono un pantalone, una maglietta, i sandaletti di cuoio, sicché quando tornò alla barca gli pareva essere o figlio di un signore. Purtroppo però la rabbia di Rodolfo non era sbollita e anche durante il ritorno a Sorrento continuò a minacciare il figlio nel promettergli una punizione che fino a quel momento il ragazzo si era riuscito ad evitare. Arrivati a Marina Piccola, la coppia paga l'escursione, ringrazia l'equipaggio, poi la signora prese ancora Michele con sé, lo prese per mano, lo condusse in ascensore, all'epoca ancora in funzione l'ascensore che dal porto portava all'Hotel Vittoria, dove ovviamente alloggiava. Gli regalò cioccolata, caramelle e poi al tramonto lo lasciò andare via. Ritornando a casa, il ragazzo subito filò a letto mentre il padre, ancora intento a sistemare le barche per l'indomani, sperava così di aver scampato il peggio,
ma mentre già dormiva, pensate, il padre si ritirò, si avvicinò al letto e lo riempì di mazzate, esclamando: te l'avevo promesso, ha pagliato e l'hai avuto. Grazie, grazie Rosario, questa, questa bella storia. E allora io direi, Salvatore, alla domanda a cui non ha risposto Rodolfo, perché ci ha detto altre cose, cioè i vostri programmi di ricerca futuri, puoi rispondere tu, magari poi se ci racconti pure tu un ulteriore aneddoto ci fai felici. Buonasera a tutti. Buonasera. Sì, noi dopo questa prima esperienza così, che sembra sia andato bene, ci abbiamo qualche idea, perché ci stanno anche chiedendo di continuare a scrivere qualche cosa che riguardi il passato, per non dimenticare, ecco, perché oggi non bisogna dimenticare quello che hanno fatto i nostri antenati. E quindi abbiamo un progetto di parlare ancora di uomini di mare, magari, che ne so, di maestri d'ascia, di pescatori dell'altra marina, così per non scontentare anche Marina Grande. E quindi abbiamo questo progetto di scrivere un altro di questi libri in cui parleremo praticamente dell'altra marina, quindi Marina Grande di Sorrento. Questo per quanto riguarda l'idea che abbiamo in testa, se il tempo ce lo consente e se ci daranno le informazioni necessarie per poterlo fare. Poi raccontare aneddoti, io posso solo dire che quando abbiamo incominciato a scrivere questo libro, la cosa è nata così per caso, perché Michele, mio suocero, zio di Rodolfo, cominciava a parlare, noi andavamo lì con un piccolo registratore portatile lì e quindi registravamo sul nastro tutto quello che lui ci diceva, quindi alla fine ci siamo trovati con questa pila di cassette poi da derubricare, da sistemare, e poi l'appetito per mangiarlo, ho cominciato a fare delle ricerche anche storiche per vedere tutte le fasi dell'evoluzione della strada che porta al porto di Sorrento, della chiesa, gli uomini eccetera, e quindi dopo 3 anni abbiamo tirato fuori questo libro, ecco, questo posso dire per quanto riguarda la difficoltà che abbiamo incontrato più che altro a mettere su carta di notte quello che poi, che di giorno abbiamo altre cose da fare, per mettere su carta quello che lui ci aveva raccontato e poi metterlo in ordine anche una certa sequenza di date eccetera eccetera. E a questo punto devo approfittare, abbiamo avuto una grossa mano da Enzo e da Luigina che anche, lo voglio ripetere perché è stato importante, perché loro sono più bravi di noi, ecco, nel mettere insieme certe cose che a noi magari sarebbero sfuggite, ecco, tutto qui. Grazie, non c'era bisogno di dire. No. Questa è Marina Piccola a Sorrento, con, in cui hanno lavorato tutti e due gli autori, sia Rodolfo che Salvatore, ma poi Salvatore ci ha portato anche un suo volumetto di poesie e qui entra in gioco. Mentre il ricavato di questi fondi qua va alla chiesetta, che è un piccolo gioiello meraviglioso, considerate che ce la dipinge pittori importantissimi, Jacob Philipp Hackett ce la fa vedere, ed è l'unico elemento. Adesso se guardate il panorama la troviamo un po' soffocata da quei ventilatori, la troviamo comunque con delle scale che scendono, hanno fatto una grossa operazione e i lavori sono necessari, a parte l'acqua salata che tu giustamente stavi citando, comandante, che viene dal basso, ma c'è una strada, la nuova strada, che la lambisce di lato e nonostante le impermeabilizzazioni ha la taglia a mezza altezza che, e siamo all'altezza del garage di Lucia. Mentre invece e qua entra in gioco la retrocopertina, è il motivo per cui qua donna Antonietta Micolupi è qui con noi, lei è sempre molto restia, molto particolare, non vuole apparire, la beannanza come si suol dire, gioia di vivere. I fondi di Marina Piccola vanno per la cappellina e i fondi ricavati da questo volumetto particolare andranno a gioia di vivere, che ve lo vorrei far dire dalla sua bocca, ma sono sicuro che lei non vuole proferir parola. Che cos'è gioia di vivere? La conoscete tutte quante? Gioia di vivere per me significa alle 7 di mattina arriva una telefonata: Lucio, allora puoi arrivare alla farmacia del Vaticano? Il come e il perché ve lo lascio immaginare, intuire, oppure così come rapporto personale, ma poi c'è tutto un mondo. Se stasera è qua è solamente perché l'abbiamo strappata dal Posillipon,
da Santo Ponte. E si occupa di cose molto molto particolari, di cui effettivamente, anche se danno, non voglio che danno un senso di fastidio nel parlarne, Antonietta, due parole, dici. No, no, ma che fastidio. Il microfono. La mia immagine, guarda, non fa benissimo. C'è una fastidio l'immagine, pensate, una professoressa e dopo lo voglio di storia vedere dell'arte. La voglio vedere in ordine di dire, va bene. Comunque conoscete la mia associazione, conoscete i nostri scopi, purtroppo queste malattie terribili si stanno divulgando in maniera terribile e io in pratica non ce la faccio più a seguire tutte le cose che succedono, perché poi è una cosa giornaliera che mi impegna moltissimo, ma io ho una tenera età, ho 77 anni, avrei bisogno perlomeno di 6-7 persone come aiuto proprio reale. Adesso è venuto l'amministratore a casa mia e mi ha dato l'ingresso a tutti, perché tengo buste, scatole, eccetera, che raccolgo un sacco di robe, povero amministratore, viene ricevuto sulle scale. Perciò anche aiuto fisico, mi servono associati, perché si paga solo 50 euro come ingresso ogni anno, perché c'è bisogno anche dell'aiuto morale, non solo di questi quattro soldi, eccetera. E poi mi serve gente per organizzare un sacco di cose, eventi e cose del genere, ma contemporaneamente vi voglio annunciare una bella cosa che mi fa l'avvocato Mariano Russo a Sorrento, farà uno spettacolo di Pepito, a Teatro Avvira. Voi compratemi i biglietti, ci sono locandine dappertutto, costano solo 10 euro e anche questo aiuta. A me ne hanno rifilato 400 di questi biglietti, non ho capito come farò a togliere la mezza. Poi il sindaco, l'ex sindaco Luigi Accarino, ha fatto per il giorno 26 un'altra commedia, non ricordo di chi, anche lui in passato ha fatto un sacco di cose. Ognuno di questi personaggi ha una sua cerchia di amici, sono tutti interpreti di varie iniziative. Cioè, mi prego di venire qua 26, qua non si paga il biglietto, è a invito. Però sarà anche questa una cosa molto carina, molto sentita. Metteremo un'urna e raccoglieremo. Perciò vi chiedo di aiutarmi, quanti se la sentono, quanti possono, perché veramente io non ci resisto più a questo ritmo. Finora sto correndo, galoppando, eccetera. Considerate l'età e considerate lo sviluppo terribile di queste malattie, che non ci sta prima, non c'è da fare. Perciò adesso ve l'ho detto, collaborate. Grazie. Siamo noi che ringraziamo te, Antonietta, per tutto il tuo lavoro. È uno dei malcapitati. Se secondo le leggi nuove multimediali di presentazione, mentre parlava dietro sarebbero dovuto scorrere delle immagini di cui me ne faccio la descrizione, ma che ci avessero fatto a capo la pelle. Sarebbe stato bello. Pendenti piccolissimi che aspettano la prima cosa. Sarebbe stato bello anche vedere il film su. L'altra volta portato in tre ospedali. Ah, sì, c'è un video in giro, ma ci organizzeremo per la prossima volta. Perché, perché fa la differenza altre associazioni, altre situazioni di beneficenza? Perché se noi mettiamo 10 centesimi nella tasca di Antonietta, è lei che va di persona o al Posillipon o all'Annunziato o in altri luoghi di sofferenza. Questi luoghi di sofferenza si tratta di bambini che irriconoscibili. La prima cosa un termine di capilla, la seconda cosa termine tubo inflato per tutte parti, la terza cosa si fa un prelievo particolarmente, ma non ne voglio parlare per non intaccare la vostra sensibilità, faccio appello solo a questo senso. Intanto ne vorrei approfittare, lì abbiamo il signor Salvatore Notturno che per una consegna ufficiale delle copie di questo volume alla biblioteca di Piane, quindi in rappresentanza di tutta una serie di amministratori politici e cose. Approfitto per dire quando non c'è il gatto i topi ballano, ma visto che la distanza che si separa è notevole, sono Salvatore il più responsabile della biblioteca. Al momento sta marzita. Salvatore Nessuno sta dicendo e raccontando senza microfono, vieni qua, sta dicendo che quando non ci stai atto solo ci abballa, che significa? Che lui ha spedito, lui come direttore della biblioteca ha spedito il suo capo ufficio, diciamo così, lo ha spedito a Marsiglia. A Marsiglia fa che? In questo, cioè domani la città di Piano di Sorrento riceverà un premio per un concorso dedicato alla portualità.
insieme a Carlo Pepe ci stanno delle altre persone che riceveranno questo premio. Non sappiamo se è vincitore assoluto della Campania. È un concorso dedicato ai porti del Mediterraneo, di cui Marsiglia si è sempre preoccupata anche sotto l'aspetto storico. Intanto ringraziamo Salvatore e intanto ne approfitto della sua presenza qua per chiedergli qui davanti a voi: Salvatore, ma Carlo Pepe dice se ce lo lasciano fare, che volevo dire con quello, gli atti di questi convegni, se ce li lasciano, ma perché ci sono degli problemi? Cioè, in effetti c'è un riorganizzo per quanto riguarda la pianta organica e che dovrebbe anche allargarsi alle figure, diciamo, apicali, anche i funzionari, visto che comunque si è creata una bella sinergia, insomma, e i risultati si sono visti, abbiamo impostato un certo discorso a certi livelli culturali, con una certa continuità, con delle presenze per quanto riguarda docenti della Federico II che ci hanno dato effettivamente dei meriti, che in questo centro culturale si fa storia locale a 360 gradi e sul serio. E si vede un pochettino messa in discussione questa continuità in virtù del fatto che magari in certi contesti, momenti particolari potessero, diciamo, privilegiare o avere magari gli aspetti politici rispetto a quelli che sono magari gli aspetti organizzativi, eccetera. Però mi fermo qua, dobbiamo aspettare gli eventi a vedere cosa succede, insomma, in particolare. Era una piccola perplessità. Auguriamoci che siano solo preoccupazioni, sì, tra l'altro insulse, e che tutto vada per il meglio, come sta andando da ormai 7-8 anni a questa parte. Questo centro di Via delle Rose produce cultura, vede seduti dietro al banco dei relatori i migliori docenti nelle varie materie, archeologia, anche grazie al professore Enzo Puglia, che in sinergia con Felice Senatore, con altri personaggi, sono riusciti a portare qua delle persone che veramente ci raccontano, e non ce la raccontano solamente, perché, oddio, non in molti di voi, ma siete reduci dal viaggio a Ercolano, in cui veramente si tocca con mano, nei più reconditi meandri, quello che è possibile, quello che è lo scavo, quello che è l'amministrazione di Domenico Camardo, gestore del progetto di Ewitt & Parker. Vorrei ringraziare questo signor chitarrista, che è Vincenzo, uno dei, chiamiamoli allievi, ma questo tiene da solo degli spettacoli in giro per i locali della vita notturna o seminotturna della penisola sorrentina. Vincenzo, qua sei solo da sottofondo, ma dov'è che ti possiamo sentire alla grande dal vivo? A presto faremo uno spettacolo in piazza Pasquale Grazie, o il 21 o il 28, questo ancora da stabilire, o il 21 o il 28, oppure cioè, prossimamente, cioè alla fine di questo bellissimo anno trascorso, stiamo per approssimarci al nuovo anno, però il bellissimo di Capodanno alla Villa Castanito. Invitaci, noi non mancheremo, però non ci proporre di pagare 100 e 200 euro di No, 200 no, anzi, molto... La cerimonia di consegna del volume. Troppo, perché poi... Vabbè, io... Salvatore, il libro di poesie, prima di darti il microfono, Enzo, di presentarlo con... Vi ringrazio di nuovo. ...relativi accademismi. Io a Salvatore, mentre Rodolfo tiene un affetto particolare, perché... prima la bomba in l'acqua salata che circola mentre invece con il signor Salvatore c'è un altro affetto, c'è un'altra cosa che mi lega, la voglio tirar fuori, anche se è uno di quegli argomenti toccanti, sensibili. Il signor Salvatore è uno di quei portatori antichi, medievali, sapete, il cilicio di età francescana, si tiene in vita, si tiene nascosto, non è una cosa delicata, è un pensiero che va in un certo posto e gli occhi diventano lucidi. Salvatore ha avuto una gravissima perdita, la cito non per additare Salvatore come un elemento sofferente, ma anche per dirgli: Salvatore, ti siamo accanto, perché in sala ci stanno altre persone che hanno avuto le tue stesse vicissitudini, non voglio che i tuoi occhi si riempiano di lacrime. Ho avuto modo di vedere la foto, lo avrete anche voi modo di vedere l'immagine, e quindi... questo evento ha ulteriormente raffinato la sensibilità e la mano di questo signore, che
vive ormai per i suoi nipoti, per i figli di questo figlio che è andato via più presto, e faccio riferimento, Salvatore, lo dico con lo spirito di chi accoglie le confidenze e le cose. Nel nostro pubblico ci stanno delle signore che hanno avuto le stesse vicissitudini, con le quali io pure io, insomma, mi sento quasi di non trattarle diversamente, ma considerate che la sofferenza è questo cilicio a cui facevo riferimento. 4 dei 7 dolori della Madonna addolorata sono dedicati proprio alla perdita del figlio, quindi è una cosa che non ci stanno parole, non si può descrivere, si può solo guardarsi negli occhi per offrire un minimo di solidarietà. Ecco, ci stiamo e ci staremo. Grazie Enzo. Per queste belle parole, volevo aggiungere il mio pensiero sulla biblioteca, sullo staff che lavora in questa biblioteca e nel centro comunale, che è una cosa che funziona e che funziona anche ottimamente, che ha dato degli ottimi risultati. Io non capisco perché si debba smantellare quello che funziona. Se ho capito bene, c'è questo pericolo: si smantelli quello che non funziona, insomma, quello che funziona va incoraggiato e va lasciato così come sta andando. Insomma, sarebbe un peccato grave. Io credo che dobbiamo fare voti perché qualche santo ci ascolta, ci metta la mano, insomma, magari hanno altro a cui pensare, per carità, ma anche questo è importante. A questo punto dobbiamo... Qual è il programma? Dobbiamo forse anche sentire qualche brano del nostro chitarrista, il signor Vincenzo Di Bello. Così, ecco, così ci dà un'anteprima della sua bravura. Poi andremo a sentirlo nel locale. E poi Rosario prenderà la parola e ci racconterà altre poesie, altri brani.